Questa è la mia mamma e questo è il mio papà. E io? Oh. Riproviamo. Mamma e papà sono americani e quindi io sono francese. Questa è la mia famiglia e io sono stata adottata dalla preside. Oggi sono proprio stracolma di lavoro, mi prendo una pausa. Oh, eccoci. Come sono belle le mie ragazze. Crescono così in fretta. Sono così fiera di loro. Ok, torniamo al lavoro. Ma prima sistemiamo un po' l'ufficio. Preside, dobbiamo parlare. Sua figlia è una catastrofe. Ma dov'è? Ah, eccola, senta, non è per questo che mi pagano. Non si agiti, prof, ci penso io. Ma era solo una piccola esplosione. No, non mi dica! Tu, seduta, subito! Questi dagli a me prima di fare altri disastri. Deve proprio farne un dramma, eh? Sono davvero spiacente, così tanto. Si assicuri che lei... Au! Ancora? Scienze non è la mia materia, mamma. Succede ogni volta, ne ho abbastanza. E a proposito di farne una tragedia, devo rimettere a posto sempre tutto io. Ecco, un attimo. Ava, ha rovinato lei tutto quanto. Devo toglierla da questa foto, letteralmente. Meno male che con le forbici ci so fare. Fatto, finalmente, non vedevo l'ora. Ok, respira. Adesso la foto è molto meglio. Oh no, la mamma! Sono fiera di te, la migliore della classe. Ma dov'è Jasmine? Non ci si può fidare di lei. Allora, pensavo di fare un vulcano ancora più grande. Ambiziosa, ma sono sicura ce la farai. Cos'è questo disordine? Oh no! È la tua testa! Wow! La fotografia... Che fine ho fatto? Jasmine! Che dici, ci divertiamo? Mamma è così ingiusta! Non vedo l'ora di uscire da qui! Ma che... Ava, è ovunque! Ecco, così almeno mi sono sfogata! A che servono queste lezioni? Mica mi servirà questa roba nella vita! Mi sa che sono stanca o le allucinazioni. Ma poi pensaci a cascata in pieno, che ridere! Un attimo, che sta succedendo? Che giornata! Mi ci vuole proprio un bel sonno e domani tutto andrà meglio. Ma che... No, non può essere! Sorridi! Toglimi le mani di dosso. Andateci piano, ragazzi. Siete così belle, vi voglio bene. Ehi, come va? Mi siederò accanto a te. Ah, perché non riesco a far uscire questa lozione? Dai, è davvero ridicolo ed è anche frustrante. Lo spremerò di più. Ia! Ah! Cosa diavolo stai facendo? Ups. Ora la lozione è su tutte le mie mani sul mio astuccio. Credo che l'astuccio sia rovinato, no! Ascolta, andrà tutto bene, possiamo aggiustarlo, lo giuro, torno subito. Non posso credere che mi stia abbandonando. C'è così tanta lozione qui, ma che casino. Ok, posso sistemare la cosa, ho un tubo di cartone e della colla. Dovrebbe bastare, ora avvolgo il tubo nella carta. Ok, ora va bene, userò delle forbici per tagliare le estremità. Ancora un po', bene, e ora mi serve la colla. Ora posso piegare queste estremità e incollarle, il mio povero astuccio. Forse posso togliere la lozione. Cosa sta facendo laggiù? Oh, sta cercando di pulirlo. Fammi finire il mio progetto, lei è ancora sconvolta. Ok, ora i bordi sono tutti incollati. E ora dei pennarelli per decorare. Userò il giallo. Finora sta andando alla grande. Forse questa aspirapolvere mi aiuterà. Oh, ehi! Lascia andare il mio astuccio, stupida aspirapolvere! Aia! È fuori controllo, smettila, smettila subito! Restituiscimelo, è mio, non tuo! Wow, sta andando fuori di testa. Disegnerò un grazioso limone. Devo fare bene il contorno per farlo risaltare. Ih, che carino! Amo tanto questo frutto. E ora aggiungerò un simpatico orso. E ora metterò una striscia di carta gialla in alto. Figo! E altre due. E decoriamo il tutto. Devo scrivere bene. E ora colorerò la scritta. Questo blu è carino, mi piace.
Ok, le lettere sono quasi finite. Ora ho bisogno di questo pezzo di cartone ondulato. La userò per chiudere un'estremità del tubo, poi lo ricoprirò con della carta. Ok, ecco il tappo della lozione. Ancora un po' di colla qui, lungo il bordo del tappo. E lo incollerò sopra. Ora per questi pezzi di velcro andranno all'interno uno di fronte all'altro. Ora terranno il tubo chiuso e per aprirlo basterà spremere. Le matite possono andare direttamente all'interno e staranno al sicuro. Wow, sono davvero impressionata da quello che ho fatto. Dai, piccola mano, puoi togliere la lozione, so che puoi. Ehi, Julie, sono tornata e ho qualcosa per te. Oh, sta giocando con le bambole. Ehi, Julie, riprenditi. Dai, dammi retta, è importante. Ehi, guarda qui, è un nuovo astuccio tutto per te. Oh, che carino, lo adoro. Grazie mille. Ecco, puoi avere il mio vecchio astuccio. Sono sicura che lo amerai tanto quanto me. Certo, suppongo. Grazie, credo. Quindi, come vede, i voti del quadrimestre stanno migliorando. Oh mio Dio, c'è un allarme rosso! Sky è in pericolo! Devo andare! Ma è da non crederci, che strazio! Psst! Sky! Scusami, fammi sedere qui, per favore. Ah, va bene, me ne vado! Sky! Shh! Sono io, tuo padre! Eh? Che diavolo ci fai qui, papà? Smetti di parlare, dammi la mano, devo controllare il tuo battito! Che cosa? Cosa stai facendo? Sei così strano! Ok, fammi controllare il respiro, devo assicurarmi che non sia troppo veloce. E fammi controllare anche lo stomaco. Oh no! Vedo qual è il tuo problema, è ora di sistemare le cose. Ora sono il papà chef. Wow, come ho fatto il preside? Aspettate un attimo, sono ridicolo, non mi serve la frusta. Ovviamente prima devo rompere queste uova. Ci siamo, è ora di romperle e mettermi al lavoro. Eccoci, stai guardando Sky? Sei impressionata? Devo romperne ancora altre. E così dovrebbe andare. Ora posso usare la mia frusta. Eccoci, guarda, si sta montando molto bene. Perfetto, direi. Sì, ottimo lavoro, papà. Ok, ora devo affettare questi bellissimi peperoni. Wow, c'è mancato poco. Mi sono quasi tagliato le dita. Meno male, voglio solo tagliare i peperoni. Va bene. Ora mi serve questo apparecchio qui. Cosa ne pensi? È una piastra elettrica. Va bene, è tutto pronto. E ora per le uova e i peperoni. Aspetta un attimo, cosa sta succedendo laggiù? Questa è una scuola, non è una cucina! Wow, non puoi parlarmi così, perché io sono il preside. Oh cielo, non lo sapevo! Che sciocca! È solo che io... Ecco, ho qualcosa per lei, un po' di sale. Sì, grazie, mi serviva. Ora devo mescolare. Dobbiamo uscire insieme. Ci sto. Cosa? Ciao. Non ci credo, David mi tradisce. Oh, tra noi è finita. Adesso darò una bella lezione ad Ava. Penso di essere perfetta. Che cosa posso fare? Ah, trovato, i grandi classici funzionano sempre. Un bellaccio attaccato davanti alla porta. Assicurato a questa pianta. Proprio quello che stavo cercando. Adesso ci divertiamo. Sarà uno scherzo epico. Devo fare un video. Ciao Ava, come sta la mia bambina? Oh, ma che bel libro. Sto imparando tantissimo, vuoi vedere? Guarda qui. Wow. Forza. Leggerlo mi ha aperto gli occhi. Oh, dopo di te. Si va in scena? Oh no, accidenti! Wow! Oh no, sono in un mare di guai! È opera tua! Non so di che cosa parli, mamma è stata Ava. Io non farei mai una cosa simile. È vero? No, certo che no! Sono su tutte le furie! Posso spiegare? Ti voglio bene. Quanto detesto questa lezione. Allora chi sa risolvere questa equazione? Forse... Jasmine, vieni alla lavagna. Dice a me? Avrei da fare. Va bene. Forza Jasmine, puoi farcela. Che invidia. Ok, comincia. Sarà uno strazio. Ok, vi lascerò a bocca aperta. Mica sarà così difficile.
stiamo aspettando. Allora, tolgo l'uno e divido per... Ah, so io cosa fare. Sì, ne sono sicura. Non voglio risolvere l'equazione. Ma non c'è problema. Ti trovo subito qualcos'altro da risolvere. Ti prego, non dirlo a tua madre, la preside. Perché il gesso non viene via? Uso la manica. Non potrebbe sbrigarsi? Oh, scusa, e questo forse? Lo so. Wow, è senza speranza! Nessuno è perfetto. And il risultato è zero. Oh, giusto! Oh, meno male, mi stavo preoccupando. Oh, la matematica non è per tutti, torna al tuo posto. Devo trovare un nuovo lavoro. Come puoi vedere, i colori di questo dipinto sono semplicemente divini. Evocano le notti d'estate e la tentazione. Oh! Ok, sei pronta per iniziare? Facciamolo! Non preoccupatevi, ragazzi, sto bene, l'arte può essere pericolosa. Ora mettetevi al lavoro sulle vostre tele, per favore. Sarò qui se avete domande o avete bisogno di aiuto. Va bene, sono pronta per creare arte. Eccellente, sento molto questi colori. Ho bisogno di altri colori per il mio lavoro. Ah, colori! Voglio i colori! Ancora questi colori, anche questi! Sì, ora sì che va già meglio. Molto bello! Sì, questa è la passione che mi piace vedere nei miei ragazzi. Sembra che abbia finito l'inchiostro. Ne prenderò un altro. Eh? Dove sono andati? Ehi, li ha presi tutti! E ora come diavolo farò? Un po' di più di questo qui. Sì, squisito! Ma è ridicolo, come faccio a lavorare senza strumenti? Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Adoro questi piccoli libri da colorare! Devo solo avvicinarmi di soppiatto! Devo prenderli, oi! Oh, pensavo di aver sentito qualcosa! Dove sono finiti i miei cotton fioc? Mi prodono le orecchie! Oh no, oh no! Aspetta, aspetta, calmati, tutto andrà bene! Ecco, la mia scorta di riserva, è tutto ok! Bene, la prima fase del mio piano è stata un successo. Ora posso mettermi al lavoro. Avvolgerò questo batuffolo di cotone con la carta velina tutto intorno e ora userò un po' di nastro adesivo washi. Adoro questi po' a viola, che carini! Devo avvolgerlo attorno al tampone. È fantastico! Ma quello di cui ho veramente bisogno è del colore, come il colorante alimentare. Metterò qualche goccia all'estremità del cotone. Farò un piccolo test su questo pezzo di carta. Ho salvato il mio progetto artistico. E perché farne solo uno quando posso creare l'intero arcobaleno? Bene, è ora di rimettersi al lavoro, via! Ciao, opera d'arte, mi sei mancata, ma sono tornata con tanto colore. Sono il miglior genio artistico di sempre. Ecco, penso che questo potrebbe essere un vero capolavoro. Va bene, ragazzi, vediamo i vostri lavori di oggi. Ecco il mio, lo adoro. La mia è un'espressione del terrore che si prova su delle scale buie. Va bene, fammi dare un'occhiata più da vicino. Ok, ok, vedo l'utilizzo del blu e evidenziazione con l'arancione. Va bene, ci sono molte pennellate. Oh, cos'è questo? Da dove vengono questi piccoli bastoncini? Eccellente, li amo! Ottimo lavoro, mia cara! Lo prenderò in prestito, se non ti dispiace! Oh, certo, immagino che non sia un problema! Oh, bene, fammi scrivere nel mio diario! Oh! Oh mio Dio, cosa ho fatto? Ok, sta per cominciare il compito in classe. Madison, ecco a te! Andiamo bene, avrei dovuto studiare un po'. Forse però posso cavarmela. Adoro la matematica, prenderò 10! Wow, che secchione! Comunque... Ehi! Ah? Non è che puoi aiutarmi? Oh, ma certo, ma... Tutto ha un prezzo! Dammi un bacio e ti do le risposte! Non se ne parla neanche, meglio farmi bocciare! Ok... Allora pensa... Non è difficile, sono solo numeri! Questo non mi aiuta per nulla! Non ci riesco, dai, cervello! Madison, il tempo passa, concentrati! Ci sto provando! Ehi! Un bacetto solo, ok? Che giornata! È solo un bacetto, immagina che sia tua nonna! Un bacetto sulla guancia! Mi serve del colluttorio! Ecco qui, adesso dammi le risposte! Una promessa è una promessa! Ecco, guarda qui!
Per ottenere le risposte, scrivi l'equazione. Poi addiziona i due numeri. 6 più 4 fa 10. Dopodiché sottrai il 2 dal 10 e avremo 8. Per la prossima risposta ripetiamo lo stesso trucco. Stavolta addizioniamo 2 e 5. E avremo 7. Poi sottraiamo 2. E il risultato sarà 5. Wow, geniale, grazie! Posso farcela! La prima risposta è 8. L'altra 5. Conosce tutte le risposte! Ehi! Mi aiuti, per favore? Va bene, ma dovrai darmi un bacio. Ah, solo per questa volta. Scherziamo! È la mia ragazza! Vedete, l'equazione è davvero importante. Wow, straordinario. Che insegnante. Noia. Devo filarmela. La matematica è così appassionante. Mi serve più spazio. Ok, dov'ero? Quell'uomo è un genio. Chris è un secchione. Fantastico. Non posso credere che siamo parenti. È semplicissimo, rimuovo l'esponenziale e la soluzione verrà da sé. Ma a che serve la matematica? Ecco. Ehi, Einstein. Che c'è? La devi smettere. Qualunque cosa sia, non mi piace. Devi rilassarti. Che succede? Ecco, così va meglio. Chi vuole studiare i videogame? Oh, sì! Ma c'è tanto da imparare ancora. Ecco. Ma non si fa. Puoi farlo davvero? Lo sto facendo. Chiedo scusa. No, le equazioni! Non può essere vero. Questo sì che fa per me. Giochiamo. Odio tutto questo. Molto insolito. Lasciati andare, vivi la vita. Ashley, sei la migliore. Oh, ragazze troppo buone. Dirò tutto alla mamma. Mamma, sono io il tuo angioletto. Devi vedere una cosa. Ma che sta succedendo? Oh, beccate. Mia eroina, sapevo che non mi avresti deluso. Ciao, tesoruccio. Non va bene. Punisci la mamma. Mamma? A sinistra, ci sei? Sì! No, mamma, che fai? Non capisco. Voglio dire... Ashley? Ecco, ora va meglio. Niente videogame in classe. In punizione. No, non è possibile. Che brivido. Cosa? Molto meglio questo delle equazioni. Ah, è così dolce. Che brava ragazza. Fammi vedere come sta. Aspetta un attimo, cosa sta facendo? Sta mettendo i piedi sul tavolo. Oh oh, la mela sta per cadere. Oh cavolo, l'ha fermata. Sembra che ora stia studiando. Ciao Sky, ti dispiace se mi siedo qui? Chi è quel ragazzo e perché infastidisce mia figlia? Tu, ragazzo con la felpa verde seduto a quel tavolo! Vieni subito nel mio ufficio! Oh, accidenti! Che cosa ho fatto? Sul serio, papà? Signore, voleva vedervi? Sì, si sieda. Wow, quelle luci sono davvero intense, non vedo niente! Fa un po' caldo qui dentro, non è vero? Forse vuoi questo bicchiere d'acqua. Ti senti bene? Adesso fammi dare un'occhiata più da vicino. Gli occhi sono buoni. Il naso è dritto. Anche i denti sono dritti e bianchi. Va bene, stai fermo. Ora passiamo ad altro, che ne dici? Vedi questo qui? Sì, questo è il mio strumento preferito. È la macchina della verità. L'ho accesa, quindi ora possiamo iniziare. Beh, immagino di essere pronto. Sei innamorato di mia figlia? Oh, no, no signore, voglio dire, non sono innamorato di lei, no! Va bene, allora vuoi uscire con mia figlia? Sì, ma solo se lo vuole anche lei.
Vuoi baciare mia figlia sulle sue labbra? No, signore, non ci conosciamo abbastanza bene per farlo. Va bene, dunque, sembra che tu dica la verità. Ora devi fare un test. Ho bisogno che tu risolva questo problema di matematica, ti do qualche minuto. Oh, accidenti, perché deve essere matematica? Io odio la matematica. Eh sì, vedremo come gestirà questa equazione. Questo lo devo portare qui. Bene, ho finito con il test, signore. Va bene, fammi dare un'occhiata qui alla soluzione. Penso di averlo superato. Ma stai scherzando? Sei riuscito a risolverla? Fuori dal mio ufficio! Io? Ok, grazie. Allora io vado, signore. Che cos'è questo? È un pezzo di carta. Gli è caduto dalla tasca. Qui dice che ama Sky. Mi ha mentito! Oh, ora sono cavoli. Mamma! Ah, non è qui, Ben. Posso divertirmi un po'? Ehi, come va? Indovina dove mi trovo. Nell'ufficio di mamma. Adesso sbircio il suo computer. Quale sarà la password del suo compleanno? No, forse il mio, nemmeno. Tu ci vai alla festa? Aspetta, ti richiamo. Guarda, guarda, diamo un'occhiata. Wow, è favoloso! Chissà che cosa ha regalato a me. Un libro di biologia. E ad Ava un vestito? È incredibile. Non capisco che cosa è saltato in mente a mamma. Però, forse posso fare qualche modifica, così imparerà. Ecco, adesso andrà molto meglio. Le starà proprio bene. Ah, mi sento meglio. Arriva qualcuno. Mamma! Oh, ciao! Sì, sì, no, solo mia madre e mia sorella, sai com'è? Ehi! Come mai il computer è acceso? L'avrò dimenticato così. Le mie belle figlie! Vediamo i risultati dei vostri compiti. Io ho avuto il massimo, mamma. Chiaramente sei la migliore. E ho la sufficienza. Tranquilla, hai fatto del tuo meglio. Ho qualcosa qui per voi. Adesso sì che ci divertiamo. Oh, ma che sbadata, ho scambiato le etichette. Adesso va bene. Vi meritate dei regali, ragazze. Grazie, mamma. Questo significa che... Oh no, siamo così fortunate. È proprio quello che volevo. Grazie. Non c'è di che, dolcezza. Mi sa che tocca a me. Oh, che bel vestitino, grazie. Dai, provalo. Oh, sembra un po' diverso. Va di moda così, mamma, grazie. Va di moda così, dici, eh? Oh, forse l'hai distrutto tu. Oh, aspetta, ecco, stai benissimo. Adesso avrò sempre la mia famiglia davanti agli occhi. La metto qui, starà bene, sono fortunata. Guardali, sono tutti perfetti. Ora devo tornare al lavoro, però. Chi mettiamo in punizione oggi? Oh, ciao! Ciao, mamma. Come butta? Come stanno oggi le luci dei miei occhi? Ho preso il massimo, mamma. Fantastico, sono fiera di te. Ho preso da te il mio cervello. Fa vedere. Ottimo lavoro, ti meriti un premio. Te lo sei meritato? Grazie, mamma. Continua a impegnarti. E tu invece, Ashley? Niente soldini per me? Prima vediamo che voto hai preso. Ma che importa? Beh, ecco, contenta? Cosa insufficiente, ma scherziamo? Sono sconvolto e deluso. Sì, sì, va bene. Niente soldi per te. Chi se ne? Me ne vado. Non è giusto. Sono al verde. Oh, almeno un bicchiere d'acqua è gratis. Ah, ma non c'è acqua. Dai, che ti prende? Che giornataccia. Oh? La mia bibita è finita. Ho un'idea! Tempo di mettersi in affari. Ecco qui. È un piacere fare affari con te. A chi tocca? Wow! Non è certo una sorpresa.
Le insegno io gli affari. Rendiamo le cose più interessanti. Aggiungo delle mentine alla bibita. Grazie, un'altra in arrivo. Ma cosa... No! Ah, dobbiamo scappare! Ah! Mamma, aiuto! Ma dove andate? Tornate qui! Avrei dovuto immaginarlo. Dobbiamo fare un discorsetto. Dovete assicurarvi che la X e la Y siano impostate. Non credo di aver capito. È come il Tris. Non riesco mai a vincere al Tris. Lo scoiattolo ha preso il mio tostapane. E poi... Ups! Oh no! La mia penna! Fiu! L'ho presa! Wow! Fighissimo, prof! Lei è una grande! Cosa sta succedendo? Perché stiamo applaudendo? Devo farlo anch'io! Oh, oh! Grazie mille! Ah, che noia! Io mi rimetto a dormire. Che cosa? Non posso credere che dorme in classe! Professoressa, ma può dormire in quel modo? Hai ragione, devo fare qualcosa! Shh! State tutti zitti! Non vogliamo svegliarla! Ma com'è possibile? Beh, credo che farò anch'io un pisolino. Miles! Non si dorme in classe! Oh, mi dispiace tanto, Sky, non volevo svegliarti! Ecco, so io come risolvere il problema! Shh! Ho detto che dovete stare tutti zitti! Ecco qua, dormi su questo comodo cuscino! E poi questa coperta ti manterrà al calduccio! Perfetto, e ora un ultimo tocco! Un morbido e soffice orsetto! Ma fa sul serio! Ecco, sembra così pacifica! Dorme profondamente! What? Ma è ridicolo! Va tutto bene qui? Oh no, è il preside! Fate finta di studiare! Va tutto bene? Ok! Oh, guarda il mio angioletto! Shh! Preside! Scusi, ma sta cercando di dormire! Sì, certo! Assurdo! Adoro il giorno degli esami! Spero che i miei studenti siano pronti! Oh cielo, no! Niente di tutto questo ha senso! Prof, prof! Ho una domanda! Ho bisogno di aiuto! Scusa, ma leggi quello che c'è scritto sulla lavagna, Julie! Niente domande! L'esame sta per iniziare! Oh, ah, giusto! Scusi, pensavo fosse come una normale lezione! Certo, come no! Ehi, sono qui per fare l'esame, credo! Ah, che palle! Non posso credere di dover stare qui! Sembra che qualcuno sappia cosa bisogna fare! Forse mi avvicinerò verso di lei! Prof, prof! Sta spostando il suo banco vicino al mio! Ok, è ora di iniziare l'esame! Cominciate! Ok, posso farcela, devo solo rispondere alle domande! Devo solo allungarmi un attimo... Ehi, meno male che ho portato con me questo foglietto! Cosa ti credi di fare? È quello che pensavo, un foglietto, dammelo! Ora torna al lavoro e finisci il tuo esame! Ok, beh, meno male che ho un piano alternativo, non pensarci nemmeno! Lo prendo io! Dai, è una specie di professoressa ninja! È interessante però! Ok, ma come diavolo farò adesso? Beh, forse aprirò il mio astuccio! Meno male che ci ho messo un altro foglietto! Ehi, cos'hai lì? Oh cielo, un altro foglietto! Dammelo! Ecco, prendi quello che ti serve per scrivere! La mia penna, forse potrei farci qualcosa! Sì, penso che potrebbe funzionare! Per prima cosa dovrò riscaldare il taglierino usando la fiamma di una candela! Ecco, è bella calda! Ora devo usare la lama sulla penna! Come taglia bene! Ora mi servono due stuzzicadenti e un elastico! Devo avvolgere l'elastico attorno a questi stuzzicadenti! Bene, ora farò scorrere il mio foglietto attraverso il taglio che ho creato! E ora gli stuzzicadenti mi aiuteranno ad avvolgere il foglio! E ora posso rimettere insieme la penna! Perfetto! Sì! Sì! Sarebbe stata un'ottima creazione! Oh, giusto, l'esame! È meglio che mi metta al lavoro! Sì, sono proprio brava a far bilanciare l'orologio sul mio braccio! Oh, ehi! Ora basta! Avete finito il tempo! Abbassate le matite, per favore! Adoro il giorno degli esami! Sì, alla grande come pensavo! Aspetta, il tempo è già finito! Non ho fatto niente! Ripassiamo un po'. Oh, ciao! Guarda chi ho portato! Un cagnolino! Posso accarezzarlo? Ma certo, adoro le coccole! Ma che bel pelosetto! Sei proprio adorabile! Ciao a tutti! Ciao! Sono uno schianto! Che vuoi? Spostati! No! Guarda, ti pago se cambi posto! Non se ne parla! Ok! Oh, che bel cagnolino! Ma chi si crede di essere? Mi fa infuriare! Ehi, mi sono proprio sfogata su questa merendina! Aspetta! Vuoi tenerlo in braccio? Certo!
Ah, so io come riprendermi il posto. Ho un piano. Taglio via questo pezzetto dalla confezione e schiaccio tutto sul suo quaderno. Ecco! Sei il cagnolino più bravo del mondo. Oh mio Dio! È il cane peggiore del mondo! Ha funzionato! Devo eliminare le prove. Eccomi, bravo cagnolino!